adesso è diventato cruciale, perché si credeva già molti anni fa che il debito pubblico non poteva, molti italiani sapevano che avere un debito al 110% era una cosa insostenibile, e qua non smettevano di spendere, e poi si metteva anche la mercantilizzazione del modo di finanziare l'economia, così che basta. Allora, per la parte questo, quindi le cose sono molto complesse, si cerca di semplificarle anche all'estremo, però resta questione complessa. Il documento è una questione polivalente, è stato fatto sia per la sezione della ricrescita, che quando ci siamo trovati con Giampietro, Paolo e pochi altri cercando di pensare a un progetto di Venezia Candida, che è un progetto anche politico, si disse da subito può avere anche delle ricadute in termini di pratiche politiche locali, anche in vista, è inutile negarlo, dire, allora si era anche ritirato tutto da parte di Paolo, diceva, anche in vista della formazione di una lista, cioè un progetto alternativo che faccia un po' fronte al fenomeno Grillo. C'era stato, vi ricordate, c'era stato Alba, che ha ricevuto del MEL, che era un progetto interessante, molto bello apparentemente, poi è andato a bruciarsi proprio la fretta di fare delle liste o di partecipare o di dare. E l'abbiamo vissuto con un senso un po' di frustrazione, perché il progetto era molto bello come circolava in Alba e poi è andato a finire così. E quindi c'era questa voglia di continuare, la voglia di continuare e di buttare giù un progetto politico. Come io mi sto occupando anche con Paolo, è l'interessato che mi punga di monete alternative o di sistemi di credito senza interessi, io li chiamo, che potrebbero avere valenze non solo locali, anche nazionali e anche globali. Non hanno limiti i sistemi di credito, perché così come li ho sviluppati nel corso degli anni, dovrebbero essere sistemi di credito in tempo di lavoro, dove però il tempo di lavoro non è concepito in termini fisici ma come unità contabile. Il tempo di lavoro, perché un'ora di lavoro è uguale per tutti, però poi non vuol dire che tutti prendono un'ora di lavoro, è l'unità di conto che è uguale, rimane uguale. Però ad esempio succede che i sistemi che hanno fatto in Giappone, questi sistemi di credito sono già sperimentati per attività di cura, non tutte le attività sono uguali, c'è chi un'ora prende 2 ore, chi fa pulizia di anziani, e chi invece prende mezz'ora in un'ora, che fa magari delle attività gratificanti, di lettura meno pesanti, per dire. La cosa importante era avere un'unità di conto stabile. E Paolo Cacciani insisteva, dai che ci facciamo un sistema di monete locali. Non è così semplice, ci vuole sotto una comunità, e io una posizione mia, ci vuole un governo locale che se ne faccia carico. Difatti adesso si sta verificando in Sardegna, lo stanno sperimentando, è già un'idea molto buona. I Sardex, l'ha fatto la regione Sardegna, butta fuori 50 milioni di euro all'anno e li dà come contributo a giovani Lo fanno disoccupati, già? lo fanno già già partito, lo danno come contributo a giovani disoccupati, in cambio però non a gratis, in cambio di servizi sociali, è questo il principio, non più disoccupati. Tu fai un'attività socialmente utile e in cambio ricevi sistemi di credito, che non è puro denaro, perché ha delle virtù, ha delle capacità. I sistemi di credito locali hanno delle capacità forti, e sono quelle di legare a livello locale degli agenti, costruire elementi di comunità, perché queste persone qua vanno a spenderli dove? Non a McDonald's, per dire una cosa, o non a grandi supermercati internazionali, vanno a spendere solamente in chi accetta, può essere anche la Coop, però ci vogliono dei criteri per costruire comunità locale. Tutte le funzioni, la prima funzione delle monete locali è proprio quella di costruire comunità, di aggregare. Ma però ci sono un sacco di altre funzioni che può svolgere, se è concepita in termini di tempo di lavoro, che sono anche funzioni di programmazione, che sono anche funzioni di programmazione, perché? Perché la comunità, si è assunto dalla comunità, programma questi sistemi di crediti sulla base delle risorse esistenti. Le risorse esistenti principalmente oggi sono lavoro. Alla faccia di tutti quelli che dicevano il lavoro scompare, il lavoro finisce, anche in bon mots, non è vero niente. La società terziaria, il lavoro vivo, diventa fattore fondamentale, costo principale, e il capitale fisso decresce sempre più di importanza. L'altro elemento molto grosso e centrale, che purtroppo in questo non è stato previsto da Marx, che è marxista, è il tema dei beni comuni, o dei patrimoni ambientali o dei patrimoni territoriali. Sta diventando il fattore economico cruciale, riconosciuto non solo da quelli che hanno un approccio etico, ma anche da quelli che hanno un approccio economico, si rendono conto che sui beni comuni, sulla terra, che anche quello è un bene comune, in fondo devi mettere le mani, perché lì adesso c'hai nel prossimo futuro le più alte rendite. Quindi anche legate al territorio, ai beni comuni, c'era questa grande questione, che è legata tra l'altro al fisco e all'esigenza di cambiare la fiscalità, perché la fiscalità attuale legata ai redditi è in crisi.
anche questo fa parte della società terziaria, perché la società terziaria dei servizi non è più legata alla produzione e immediatamente rintracciabile, ma è legata a attività che non lasciano segno, attività di servizio non lascia prodotti, e nel momento in cui è fatta non lascia più nessun segno se non nel benessere individuo. Succede che una buona parte di questi evade, soprattutto sono servizi finanziari, non hanno nessun luogo, quindi le vediamo le problemi dell'evasione finanziaria, cioè anche non è evasione, proprio non la persegue più. Le tasse dove vanno? Solo sul lavoro, le tasse produttive vanno solo sul lavoro e vengono a costringere tutto l'apparato produttivo a stare alla concorrenza perché le tasse alte, quindi a intensificare lo sfruttamento, è un casino. È un sistema fiscale che è in crisi, di fatto perché lo Stato sta alzando troppo le tasse e le applica tutto sul lavoro, e anche in termini poi ambientali e anche in termini etici diventa anche iniquo, una cosa del genere. Ecco, il concepire un altro sistema qua ha un peso centrale, quello delle tasse ecologiche si chiamano, che partono dai beni ambientali, tasse ecologiche, non sono quelle di emissioni, no, sono delle tasse che devono essere sostenibili, devono avere dentro delle relazioni di equità e delle relazioni di rispetto dell'ambiente e di mantenimento e salvaguardia di quelli che sono patrimoni ambientali. Devono tendere a disincentivare le attività che tendono a dissiparli, a distruggerli, e devono tendere a favorire le attività orientate a principi di cura. Però questo qua rivia all'altra questione delle monete che si stanno assieme. Perché poi la cosa fondamentale è che questi piccoli aspetti hanno un progetto di fondo, che questa è la cosa più importante. Il progetto di fondo, poi che sta qua ma qui non viene esplicitato molto, è che si tratta di costruire a livello politico elementi di una nuova comunità, quella abitata sul territorio, e ricostruire una comunità, perché questo tipo di società qui ha parecchi elementi di crisi, di problematicità. Si costruisce una comunità sulla base di cosa? Sulla base di pratiche di relazione, ma produttive, economiche soprattutto. La comunità oggi, se deve contare su pratiche produttive, economiche, che sono dominate dal principio della competizione, dello sfruttamento intensivo delle risorse, prima di tutto il lavoro, poi anche risorse ambientali, non costruisce nulla di comunità. E qui si tratta di avere un altro tipo di comunità. Ci sono già le economie solidali, sono marginali. Il progetto è quello di costruire attorno alla comunità delle economie che sono diffuse, che stanno diventando maggioritarie oggi. Quali sono? Le economie pubbliche. Le economie pubbliche sono orientate alla cura di patrimonio della persona, dei patrimoni ambientali, e oltre alle economie pubbliche, che oggi vengono finanziate, questo è il problema, oggi vengono finanziate a livello di mercato dovendo pagare interessi, e questa è una cosa che non è sostenibile per le economie pubbliche, perché le economie pubbliche, proprio perché sono orientate a principi di cura, di conservazione della persona, tendono poi a non crescere in produttività. Questa è una cosa molto importante, è uno degli elementi principali della mia ricerca. Le economie pubbliche si basano su attività di servizio prevalentemente individuali, non si basano su attività di produzione di tipo industriale. Le attività di servizio di tipo individuale hanno una caratteristica comune: non portano a crescita di produttività sostenibile nel tempo, reiterabili. Le attività di servizio di un medico, di un insegnante, non possono crescere in produttività, perché di solito in questi ultimi 200-300 anni, poi se le cose cambiano in futuro, la crescita di produttività ottenuta dal capitalismo è stata ottenuta attraverso la combinazione, composizione e ricomposizione, ti ricordi la Grassa? Divisione del lavoro, composizione e ricomposizione, il lavoro collettivo, sostanzialmente collettivo, di cui parlava Negri, General Intellect. Questo produce grandi incrementi di produttività e continua a produrre, perché è il gioco dell'automazione, ricomposizione. Nelle attività di servizio tutto questo non funziona più. E questa è la chiave di volta per comprendere la crisi delle società attuali, non da adesso, da alcuni decenni. Le società di terziari hanno finito di crescere, perché non è solo l'attività dell'insegnante, del medico, di quello che cura l'ambiente che non può più crescere di produttività, ma neanche l'attività del notaio, ma neanche l'attività dell'avvocato, ma neanche l'attività del pubblicitario, addirittura neanche i servizi orientati capitalisticamente, non la rete, possono crescere in produttività. Cosa vuol dire questo? Che se io applico rendite, interessi, profitti
e diversi tipi di rendite o di posizione, ho un aumento dei costi sociali, ho un aumento dei costi di queste attività. E questo si poteva già individuare negli anni 90 e si poteva già stabilire negli anni 90 che negli Stati Uniti il fattore di costo e di spesa più importante sarebbe diventato la sanità. E io questo lo scrivevo alla fine degli anni 90 e adesso si è verificato da qualche anno che la sanità è il fattore di spesa più forte negli Stati Uniti. E perché fallimento totale? Perché gli Stati Uniti è il paese dove più sono ampi i processi di mercatizzazione, cioè li carichi in termini di profitti, è una cosa che non può crescere se tu ci metti sopra il profitto, è una cosa intuitiva, evidente. Hai un aumento dei costi. Nel caso delle economie pubbliche, loro non possono crescere in produttività e ricorrono a debiti sempre più ampi, a tassi di interesse sempre più elevati, che vengono anche mercatizzati, perché una volta, se ricordate, era la politica che faceva i tassi di interesse e determinava dei tassi di interesse bassi in condizioni di crisi. Adesso non è più così, adesso la crisi è fatta dagli apparati e dai sistemi finanziari. Quelli aumentano l'instabilità, mantengono elevati i tassi di interesse anche in condizioni di crisi, o cioè loro, ci sono anche due binari, loro ricevono i soldi gratis, però poi nel mercato delle banche il rischio è amplificato dal sistema finanziario e questo porta a aumentare i tassi di interesse a livelli esasperanti. Li paga lo Stato dopo aver pagato anche i debiti, i buchi fatti dal sistema finanziario, tra l'altro, quindi aumentato il suo debito, sul debito paga dei... Questo sistema non è sostenibile, non in termini etici, in termini economici. Sappiamo tutti che è destinato al fallimento e già ci sono gli studi, non di persone con me critiche, ma di persone del sistema, che dicono che gli Stati Uniti e anche la Gran Bretagna avranno circa 500-600% di debito rispetto al 5-6 volte di più nell'arco dei prossimi 20, massimo 30 anni. È proprio l'implosione, è proprio il fallimento per debiti di un sistema di tecnocrazie e di politici. Questo è il background della base. Questo non lo so, può essere. Sì. Tante volte è successo così, scusando la pensa così, io non lo so, può essere. Lo porta, certo, solo alla guerra. Se porta alla guerra, se bella mattata, lo poi riprenderanno, non so. Io volevo solo dire un'altra cosa, questo è il background. Quindi si spiega con la necessità di finanziare in maniera alternativa le economie pubbliche. Però se ci ricordiamo, cioè un finanziamento senza interessi. E siccome si parla di sistemi di finanziamento senza interessi ormai da decenni nel mondo, e la cosa sta diventando sempre più ampia, i limiti di questa esperienza di monete alternative, che di solito sono ridotte a piccoli elementi, piccoli gruppi che vogliono costruire relazioni di comunità, di prossimità, c'è anche la cultura poi dei movimenti di questi anni qua, il piccolo è bello, il personale è bello, l'istituzionale è brutto, le grandi dimensioni sono brutte, quindi nessuno ha riflettuto sulle grandi dimensioni, a differenza, io invece l'ho sempre fatto da anni, per cui il tipo di monete locali che prospettavo sono difficili da attuare, ma una volta che tu le metti in piedi, stanno in piedi e funzionano sulle grandi dimensioni, possono funzionare anche qui a Venezia, perché sono sistemi di credito che danno pochissimi costi di calcolo, cioè si fa tutto con bancomat, che possono essere registrati, non danno luogo a falsificazione, danno un sacco di vantaggi, non solo relazioni comunitarie, ma in termini di tempo di lavoro non sono soggetti a inflazione, non hanno, se li vincoli alle risorse di lavoro disponibili, non è anche possibilità di buttarne fuori in eccesso, perché sono crediti che servono a far mobilitare le forze di lavoro che hai, perché non è che ne fai di più. Hanno la possibilità anche addirittura, se fosse l'unico sistema circolante, non ci sarebbe neanche corruzione, non ci sarebbe neanche possibilità di avere tagli, perché tutto è registrato. Tra l'altro si tratta di partite a somma zero, cioè partite doppie, dove i crediti si bilanciano con i... Solo lo Stato, la comunità può emettere un numero di crediti, ma nel giro di un anno, due anni, perché può dire a me serve attivare dei crediti sul lavoro che non ho, magari ricorrendo al lavoro esterno. Però lo deve fare a scadenza, non è che possa essere una cosa che si gonfia come il denaro. Il denaro invece è qualcosa che non ha origine, il denaro che noi conosciamo, si ammassa, si accumula, non se neanche più, non c'è nessun legame rispetto alle risorse ambientali, risorse. Mentre nel sistema di crediti invece è diverso. Quindi ha moltissime potenzialità, c'è solo un limite, non siamo ancora pronti culturalmente, il problema è soprattutto culturale.
Non siamo pronti culturalmente perché non abbiamo ancora uno spirito di comunità che è talmente abbastanza accentuato, non soprattutto qua in Italia, poi soprattutto infatti in Italia è il posto dove le monete locali proprio non hanno nessun radicamento e sono solo la forma di check, di cose un po' così, mentre negli Stati Uniti, in altri paesi funzionano già abbastanza, anche se poi hanno dei limiti perché essendo legati a piccoli gruppi tendono a esaurirsi, però è molto più, qui in Italia sono condizioni sfavorevoli anche relative all'individualismo che c'è, l'economia in nero, sommersa al fatto che ognuno si arrangia e fa da solo, ci sono tanti aspetti. La cosa che a me interessava però è che non c'è solo la possibilità di finanziare le economie pubbliche senza interessi e quindi sganciandosi dalla morsa del debito, c'è anche la possibilità di finanziare tutte le economie che possono essere anche produttive agli agenti economici che intendono partecipare alla costruzione della comunità, ritenersi vincolati a alcune regole di rispetto delle risorse ambientali o possono essere anche delle risorse umane e stabiliscono un patto che è quello di partecipare a questo sistema di che cosa hanno in cambio? In cambio hanno condizioni favorevoli che possono essere non paghi i tassi di interesse innanzitutto, ma possono essere che hai un mercato locale che la comunità, l'organo di governo può costruire la rete, perché costruendo la rete riesce a stabilire anche legami tra agenti che potrebbero essere separati, perché per questo è fondamentale il ruolo della comunità locale. E in più ci sono altri vantaggi relativi al fatto che attraverso il sistema fiscale ridefinito, che può dar luogo, come vi dicevo prima, basato sull'uso dei patrimoni ambientali, che può dare luogo a notevoli introiti in forma di natura diversa, può essere anche sostenuto il sistema di economia solidale, di economia virtuosa, può essere sostenuto attraverso, se non incentivi, attraverso forme di tassazione che tendono a penalizzare le attività inquinanti, dissipative, anche se vengono dall'estero i prodotti, e può attraverso il sistema fiscale, fatto questa volta per penalizzare le attività, che si diceva prima di penalizzare le attività, chi si comporta in maniera virtuosa viene agevolato e ha interesse a stare dentro questo circuito. Quindi si devono costruire anche dei vantaggi, in questo qui non si poteva farlo, il discorso è molto complesso, si bisognerà lavorare sopra ogni questione, dedicarsi almeno un incontro. Io però volevo presentare un po' il discorso complessivo, perché questa cosa qua assume valore solamente se è legata al tema della democrazia, se no no, non può essere fatta dai burocrati, deve essere fatta da comunità che sono attive, partecipate, da gruppi, anche se poi sappiamo che quelli che possono essere attivi possono essere il 2-3% della popolazione, è importante che sia questo, le associazioni, i movimenti, i partiti di opposizione, una parte di... Se questi soggetti si mettono assieme e collaborano, possono dare avvio a un processo che sarà anche lungo, ma può dare dei risultati in termini di costruzione della comunità. Perché non c'è più una comunità scissa, si reintroduce il vecchio progetto che per anni, per secoli ha orientato il movimento operaio, che è stato lasciato cadere perché si diceva i grandi progetti, le grandi narrazioni, le grandi finalità rinviano sempre tutto al futuro indefinito e a noi non interessano più, hanno detto i giovani negli anni 70-80, a noi interessa il che ora, interessa la politica per l'obiettivo, interessa di fare tutto subito, fare qualcosa che possiamo fare direttamente, che possiamo controllare direttamente. È la cultura prevalente oggi, che ha dei vantaggi, ha dei meriti e ha dei grandi limiti. I grandi limiti sono il particolarismo, addirittura anche l'individualismo. Poi se di fronte a questi limiti, che sono quello della settorialità, della particolarità, dell'incapacità di avere una visione sistemica che tenga tutte assieme le cose, che le metta assieme, in quel documento qui la cosa che è l'elemento principale è la visione sistemica, tiene fuori la finanza, la democrazia, sistema monetario, che sono gli elementi basilari, e il territorio, e le relazioni di comunità, e le persone, perché un sistema monetario del genere sembra un sistema socialista, ma non è vero, si fonda su un mercato puro, senza concentrazione di proprietà, senza capitali, il mercato puro sono i consumatori, perché sono loro che decidono come spendere, dove spendere, quando... attraverso come... mercato controllato o autocontrollato. Il mercato, la comunità stabilisce le regole, costruisce, però il sistema di crediti è un sistema che valorizza al massimo l'autonomia e l'individualismo e che sono i singoli a decidere come, e lo fanno in maniera
relativamente libera, perché non sono più asserviti al sistema dei tassi di interesse, dell'indebitamento, del mutuo sulla casa. Un sistema del genere funziona, ti ricordi che ti dicevo, soprattutto per la casa, allora lì diventa funzionale, perché sulla casa la comunità mette a disposizione dei crediti del singolo che ritroverà nell'arco di 10 o 15 anni, ritornerà, ma ritorna solo i soldi spesi per la casa e non il doppio come avviene oggi. Hai delle potenzialità enormi, ma questo vuol dire che anche i singoli possono, devono decidere, non è un sistema, è un sistema che deve mettere insieme, scusa adesso, è un sistema che deve mettere insieme tante cose. Dimmi che questo passo. Questa cosa qua che ci sono tante, io mi premo un dubbio da subito. Se era un progetto da lasciare là in ambito culturale e politico, se è qualcosa che può avere delle ricadute, perché i tempi sembrano maturi, non sono invenzioni mie, sono cose che se ne parla nel mondo, adesso sono diventate mature e c'è anche in giro nel paese un bisogno di cambiamento. Il caso Grillo nel suo apogeo ha dimostrato però che c'è della gente che sarebbe sensibile, basta che gli si parli anche di cose, non solo quello, si avvia tanti aspetti, ma anche gente che ha bisogno di cambiamento e di rinnovamento. Sono tante forze, ci sono tanti individui che sarebbero disposti a partecipare, a dare il loro contributo se le forme organizzative fossero diverse, qui si apre il discorso delle forme organizzative, se fossero partecipate, se ognuno potesse valorizzare la propria identità ma in forme cooperative. E quindi ci sarebbero delle condizioni oggi da spendere. È il caso di cominciare a pensare anche in termini politici di ricaduta, perché allora lì i tempi sarebbero più stringenti. Una cosa sola dico. Io però rifuggerei da ogni appropriazione o da ogni cosa o da ogni identificazione esclusiva, perché l'unica cosa che può dar gambe a questa cosa qui è la crescita. Io faccio parte del momento della crescita, però in questo campo qua ci vuole crescita, costante. Ogni volta che ci trova bisogna dire eravamo in 10, bisogna fare una cosa che è collegata a diventare 20, a diventare 30, ma non magari come fondamento, ma come movimento. E tu ti devi porre come obiettivo il fatto che ogni volta che ti trovi devi mettere fuori delle cose pubbliche, devi cercare di aggregare, devi fare dei gruppi di lavoro che partono da due persone e diventano 10, bisogna essere qualche centinaio per portare avanti una cosa del genere. E bisogna essere di tutte le associazioni, di tutte le cose che esistono. C'è la convenienza di aggregarsi, di mettersi assieme, perché la forza di ciascuna singola associazione, di ciascun singolo individuo si amplifica, perché può ottenere il sostegno dagli altri, come nei contadini, che una volta quando ognuno manteneva la sua individualità, la sua autonomia, però quando c'era il momento del raccolto si mettevano assieme le forze. E così si deve fare in un momento del genere, le associazioni, i singoli individui partecipano, ognuno ha le sue competenze, però traggono forza, traggono energia e sono seguiti, adesso io mi fermo, sì, e seguono questo filone comune che è quello del costruire comunità in base al bisogno del prendersi cura delle ricadute ambientali in termini di identità, di relazioni che derivano dal nostro agire, che è un agire politico, ma è un agire produttivo, è un agire economico. Questo deve essere l'elemento che lega. Dopo 200 anni o 300 in cui il sistema è andato avanti a crescere solamente perché non teneva conto delle ricadute del suo agire, del suo tipo di orientamento, si tratta di mettere dentro questa cosa qua. Cura, e questo vuol dire economia di cura, attesamente orientata alla cura, che ti prendi cura di tutte le ricadute che derivano dal tuo agire. E quindi su questa base qua però ti trovi e ti misuri su tante basi e tanti interessi, c'è chi si occupa del bilancio partecipato, c'è chi si occupa della programmazione urbanistica, c'è chi si occupa dei problemi di spesa all'interno. E quindi io non la chiuderei, deve essere una cosa aperta. Sì, lo fa fondamenta, ma mentre lo fai ti colleghi con altri e perché diventare un progetto pubblico. No, io mi permetto due tre cose, perché tu hai messo molta carne. Io molto, non era neanche intestino qua. Sì, 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 no, ti do subito la parola. Una proposta che faccio, semplicemente proviamo a fare un primo rapido giro per in qualche modo sintonizzarci sui linguaggi, perché credo che sia anche un problema di intenderci sul modo in cui affrontiamo certi temi. Il tema dell'organizzazione, dell'attività lo metterei alla fine, cioè anche il discorso del costruire reti. Proviamo a capire se diciamo attorno alle cose che tu hai detto in qualche modo c'è una sintonia innanzitutto dei nostri riferimenti anche non soltanto intellettuali ma anche di esperienza. Vai. Sì, dividiamo in due parti una parte analisi e una parte progettuale.
La parte d'analisi, io penso che dovremmo essere d'accordo in forma totale, o almeno lo sono io, e cioè il problema della produttività, della crescita dei servizi e quindi della diminuzione di produttività di macrosistema è assolutamente vera. In mezzo si inserisce anche una fortissima deindustrializzazione che toglie qualcosa di molto importante che io da vecchio conosco come coscienza operaia, che è più importante di quanto non sembri dal punto di vista culturale. Qualche perplessità sulla parte progettuale. Ora, molto schematicamente ci sarebbe da discutere in eterno su questo problema che adesso pongo. Cioè, la nascita del concetto di età di Stato, no? Coincide perfettamente anche in forma temporale con la nascita del concetto di società. Sicuramente prima del 1789 c'era più comunità che società, ma la combinazione vuole che il 1789 sia anche lo spartiacque verso una forma democratica. Allora, è vera, è assolutamente vera o no, punto di domanda, l'equazione democrazia, Stato e società? Oppure può esserci democrazia anche nelle comunità? Io non lo so. Se la differenza prevista dal Denis, cioè Gesellschaft e Gemeinschaft, non sia fondamentale anche nei riguardi della democrazia. Non lo so. Io penso fondamentalmente di sì, ma non ho approfondito abbastanza il problema. Perché è vero che la comunità implica il problema della sociologia della fiducia, che è importantissimo, e quindi anche della cooperazione attraverso la fiducia. Ma è anche vero che in qualche modo esclude, quindi la prossimità si fa più piccola. Tutto qua. Qua non so, tutti hanno capito, io non ho capito nulla. Allora, nel senso, io vado molto più sul pratico, no? Nel senso che se mi viene il l'idraulico e vuole essere pagato in nero, questo fa saltare tutto questo meccanismo dei crediti, perché non vuole quel tipo di pagamento, perché non è interessato, ne vuole un altro. Quindi non è interessato alla società, non è interessato al corpo, è un individualista. E dunque alla base c'è far nascere prima un sistema, come lo chiamavi tu, intellettuale di società, cioè di comunità, no? Come si fa a far nascere un sistema di comunità quando non ci sono queste persone? Io non ce l'ho con l'idraulico, ma questi esempi continui di individualismo, perché con il solo tam-tam, cioè, non lo vedo molto fattibile, sinceramente, no? Cioè, lo vedo più un'utopia, bellissima come utopia, però una sempre un'utopia. E non nella pratica dopo mi scontro contro quello che, se devo andare a pagare il pane che non mi dà la ricevuta, oppure appunto e quindi contro un sacco di persone che il meccanismo non lo accetta, cioè, infatti ci sono due percorsi,
Ed è da là che io non ho capito. Ma di fatto la mia... vai subito, così chiariamo. Infatti le monete di questo tipo sono sistemi complementari, perché nessuno può imporre a... non c'è nulla di utopico, nessuno può imporre a livello generale. Vengono applicate inizialmente al 20-30%, inizialmente abbiamo parlato della Sardegna, ma è applicato un caso specifico, può ampliare e progressivamente si amplia. Non verrà mai a toccare le attività di tipo capitalistico, perché quelle generano crescita, vogliono profitti e generano interesse. Saranno due economie parallele. Questa è una roba che anche in futuro è inevitabile. Importante però è il livello egemonico, chi diventa egemonico, nel senso chi costruisce i sistemi legislativi. Attualmente sono costruiti tutti per la finanziarizzazione speculativa, no, per il sistema industriale, adesso per la finanziarizzazione speculativa, tu puoi far muovere i capitali, eccetera, eccetera. Con i sistemi di credito le cose possono cambiare anche riguardo alla mobilità, ma non riguardano mai tutta la collettività, solo una parte, e anzi addirittura anche quelli che si riconoscono in progetto, solo il 20, 30, 40 poi è della retribuzione. Un nuovo assunto, perché il sistema serve anche per fare nuovi assunti nelle economie di cura, deve anche spendere, deve avere anche un'autonomia di spesa su tutto il mercato, quindi prende una parte. Questo è sempre in tutti i sistemi, qua io non le parlo neanche, ma in tutti i sistemi è una cosa relativa solamente a una quota, alla parte degli individui. Adesso è già più comprensibile, quindi hai una quota e una quota. Sempre. E quindi lì il gioco inizialmente è piccola e poi diventa una competizione tra un sistema che è detto dal principio di giustizia, di salvaguardia dei patrimoni, e uno che è dissipativo, che tende a dare luogo a concentrazioni di ricchezza che genera disuguaglianza. Scindere queste due dimensioni, cioè quella di analisi e quella progettuale. Su quella progettuale direi che ci vogliono tantissimi fattori, cioè, però io avrei qualche domanda di tipo proprio di comprensione dei concetti. Tu me ne hai spesso parlato di questo discorso delle monete alternative, e io una cosa che non ho mai capito fino in fondo, quindi lo chiedo adesso qui davanti a tutti, perché magari anche per altri è così. Il concetto di moneta stesso, perché non sono un economista, però quel poco che so è che insomma, in un certo senso la moneta è un mezzo. E è un controvalore di beni, di prodotti, eccetera, così è nato insomma inizialmente. E per esempio anche nell'attuale discussione, o meglio non discussione, ma così con le battute che si fanno oggi, buttiamo via l'euro, torniamo alla lira, al marco, io mi dico, ma di queste cose bisognerebbe parlare ben bene, bisognerebbe approfondire, perché cosa vuol dire lira, marco, euro? In fondo è, cioè, la moneta in sé non vuol dire niente, è un mezzo. È un mezzo, no? La moneta in sé. La moneta, come la comprendo io, cioè qual è la differenza tra un euro e un marco, o una lira o una dracma? È un rapporto di potere che c'è dietro, no? Però posso prima che moneta risponda. C'è un libro che vi consiglio, perché secondo me è di una semplicità e anche linearità, che è questo libro di questo antropologo, tra l'altro, David Graeber, non so se l'hai letto, 5.000 anni di debito. Perché lui sostanzialmente spiega molto bene una cosa, cioè che anche il modo in cui noi abbiamo costruito la teoria sulla moneta è fondamentalmente falsa, è un dispositivo ideologico. Cioè, nel primo anno di economia ti spiegano, c'era il baratto, poi a un certo punto si introduce un equivalente universale che facilita i meccanismi, perché se io ho le pecore e lui ha le cose, allora non riusciamo a mettersi d'accordo, allora introduce. In realtà Graeber spiega in maniera molto, molto semplice, dal punto di vista proprio con una lettura che è antropologica ma storica anche, il meccanismo che non è assolutamente vero. Cioè le nostre relazioni sono completamente, cioè la logica tradizionale della teoria economica dice baratto, moneta, credito. No, in realtà è la relazione credito-debito che viene prima. Okay? Allora questa cosa è molto importante, perché quando Maurizio dice... alla fine il problema, secondo me, è anche falso parlare di moneta. Noi dovremmo tornare a dire quali sono le relazioni, le relazioni che si stabiliscono di credito-debito, e dietro le relazioni di credito-debito ci sono le relazioni sociali, culturali,
E poi c'è questa grande roba che chiamiamo fiducia, cioè come costruiamo dei codici per cui in qualche modo ci obblighiamo e stabiliamo dei rapporti di relazione per cui io sono disposto a compiere degli atti, che poi può essere lavoro, rispetto a un'attesa di, cioè questa relazione è. Allora, questo è il tema, no, fondamentale, perché sì, se questa cosa venisse fuori e venisse rioperata, scopriremo una cosa molto importante, che non è la relazione credito-debito che distrugge valore sociale, che distrugge capitale sociale, esattamente l'opposto, anzi, si costruisce capitale sociale e si costruisce valore sociale. Quindi il problema è che a un certo punto è la degenerazione del modo in cui questo avviene che stacca completamente. Allora, mi fermo qui, perché secondo me il vero problema è partire dal tema delle relazioni. Anche se io sono d'accordo con Franco, cioè il problema diventa molto complicato perché, e anche come dice Mauro poi, alla fine tornare a una logica di tipo quasi neocomunitaria, provo a forzare un po' il ragionamento, è un po' di dire torniamo indietro storicamente, no? Rispetto alla dimensione sociale, in cui ci sono, c'è una dimensione di regole, che è una relazione di dominio e di violenza, no? Della società. Però la logica comunitaria, attenzione, è la logica esattamente dei motoscafisti abusivi, cioè per cui io ho 3-4 sfere diverse, ho una mia comunità di prossimità in cui ho delle relazioni fiduciarie ottime che funzionano e che poi ho la dimensione mercantile, no? Che è quella commerciale, c'è la dimensione speculativa, ci sono le diverse dimensioni ed è sempre la stessa persona che sta in diverse comunità o in diverse relazioni comunitarie, alcune positive, sane, e altre che hanno avuto dei processi di decisione perché hanno in qualche modo acquisito delle regole che fondamentalmente non... questo è un tema che secondo me proprio calato a Venezia sarebbe molto interessante da fare, perché la coesistenza delle casse peota, che in qualche modo sono fossili di esperienze mutualistiche e comunitarie che hanno molto a che fare con la dimensione del credito debito, accanto a chi vende Venezia, no? Al fatto che vendo tutto quello che posso vendere. E questa roba qua secondo me è un punto, perché non è così scontato che sia solo un processo di crescita vegetale, no? Cioè a un certo punto andiamo avanti e il buono scaccia il cattivo. Non è necessariamente così. E noi, soprattutto se poi acquisiamo un ragionamento di tipo politico, ci ritroviamo col problema della dimensione della regola, della legge, della violenza, del dominio, perché anche dal punto di vista delle comunità, attenzione, cioè io me ne occupo anche per lavoro di queste cose qua, quando hanno costruito per esempio i primi social lending, che sono esattamente delle casse peote evolute che funzionano su piattaforma tecnologica, lui ha del denaro in più e lo vuole prestare, io ne ho bisogno, ci mettiamo d'accordo su una piattaforma tecnologica. Banca d'Italia nel giro di 3 mesi è intervenuta e ha ammazzato tutti, ha chiuso, perché li ha chiusi fisicamente. Qui c'è anche un problema di dominio, poi della regola con la macroeconomia e con mi fermo perché adesso non voglio però e questo c'è, cioè, il rapporto con la grande economia e i rapporti di potere che stanno dietro il fatto che perché fino adesso c'è un monopolio delle grandi banche che possono emettere, cioè com'è questo rapporto? C'è un protezionismo, non... sulla legge di posizione. Cioè è sempre una questione di potere, no, in ultima analisi. Non c'è un protezionismo solo dall'alto, ma c'è un protezionismo anche, come dice lui, nel senso che le stesse persone si comportano in modo differente. Nel momento io, nella mia comunità di, come diceva lui, di tassisti, sono molto legato alla mia comunità, ma quando vado fuori, appena vado fuori verso l'esterno, mi comporto in un altro modo e cerco di fregare il prossimo, tutto il meccanismo è in una certa crisi. Ma mi permetti di integrare quello che volevo sulla comunità. Ed è questo. Da due comunità vicinore, una di queste può espandersi. Vicinore. Di possessività. Quella che si espande comincia ad avere una mentalità diversa. E faccio subito un esempio qui che spieghiamo perfettamente. La comunità nomade Abele e la comunità agricola Caino. Quando si espande la comunità agricola, ammazza Abele.
quindi c'è anche un problema. Se lo scampa prima. Di espansione tra questo lo scampa prima. Ma non c'è. Siamo andati in lontano, no? Non è ritagliato. Ma tu Gianna avevi finito la cosa. Che fai tu? D'accordo? Beh, penso che funzionerà a livello locale, eccetera, ma qual è il rapporto tra quella comunità locale e diciamo il mondo grande che non ragiona negli stessi termini? Cioè, lì ci vuole, per questo io vedo sempre una questione di potere in questo, insomma, o si riesce a intaccare il potere della grande cosa, no, o se no abbiamo, è fatta anche di tanti piccoli, sì, lo so, o se no restiamo sempre a livello di nicchia, qualche... questo voglio no, dire, beh, può essere diverso. Cioè, scusate, forse io non sono molto esperta di questa cosa, però forse varrebbe la pena di andare a vedere in senso pratico dove questi esperimenti si stanno già avvenendo, quali territori, con quali persone e con i piccoli risultati che possono aver ottenuto. Infatti volevo fare anche io questa domanda sugli shekel, che io anche li ho visti, perché sono carta stampata. Però non ho capito bene, vengono usati, hanno avuto un'evoluzione oppure si sono fermati, li dovresti usare in qualche azienda agricola biologica come scambio per prodotti agricoli, quindi di base, diciamo. Non conosco la storia, però le ho visti solo così. Ben certo, sì. Allora devo dire, io ho concentrato in pochissimo tempo un sacco di questioni, sì. Però io ad esempio ho sempre preso distanza da quegli esperimenti là, perché sono troppo ridotti, sono troppo limitati, hanno degli effetti molto limitati. Soprattutto c'è, cioè, non solo qui in Italia, che dicevo l'ambiente sfavorevole, ma anche all'estero, sono legati a delle persone singole. Sparite quelle persone lì perché divecchiano, litigano, sparisce anche il sistema di... Cioè non c'è una rete più ampia, non ci sono...